insatser i mänsklighetens tjänst. Nobelpriset 2004. Fribiljetter till alla den 10 december i SVT. Och apropå prisutdelningar, nu på måndag den 6 december så delas Augustpriset ut. Och i vår digitala kanal 24 så kan man följa hela prisutdelningen från Berwaldhallen här i Stockholm. Hela sändningen repriseras också dagen därpå i ettan 14.35 på tisdag. Jag ska säga att sändningen i 24 börjar klockan 18. Två stycken fotografer återstår i K-Specials serie om världsberömda fotojournalister. Nästa fredag klockan 20 handlar det om den mytomspunne Robert Capa. Och nu om en modig kvinna. Välkomna till kvällens K-special som handlar om den italienska dokumentärfotografen Letizia Battaglia. Hon jobbade som cheffotograf på en av Palermos största dagstidningar under 70- och 80-talen på Sicilien. Och det här får man säga är en dokumentär som handlar om mod. Modet att våga skildra maffians våld. Aspettiamo la sposa. Ma la sposa quando arriva? Oh, già c'è la sposa, in macchina. In macchina? Andiamo da là. Ah, è là. Aspetta. Già c'è la sposa. Ah, no, no. Sì, tu chi sei? Chi sei? No, Is the English a little bit? She's English. Is English? I just bought your book recently. I live in Bern, in Switzerland. See? And I read the article in the NZZ where there's a picture me. Of you holding an envelope. And I like your book but very you much. But you are a photographer. I'm a photographer, yes. From Swiss? From Swiss. From Switzerland, yes. Mm-hmm. That is interesting. I wasn't sure. Why you recognize me? Because I saw a picture of you once. Yeah. What? I'm waiting here. It's very nice to meet you again. Ciao, come ti chiami? What's Tobias. 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 Si. Ciao, Tobias. Ciao, Letizia. Ciao, I'm waiting for the sposa. Come si dice? Bride. For the bride, okay. Come si dice? Bride. Bride? Bride. Buongiorno, volevo fotografare lei quando scende. Quando scende? Quando scendete? Un po'. Siete belli? Complimenti. Fra un po' quanto? Per 19 anni sono stata molto impegnata con il giornale L'Ora. Correvamo con la Vespa sul luogo del delitto. O un incendio doloso, o una macchina saltata per aria. Poi ci mandavano a fotografare i feriti, gli arrestati. Spesse volte abbiamo avuto le macchine buttate per terra, sputate in faccia. Abbiamo avuto paura, la polizia ci diceva andatevene che qui succede un casino. Non è stato facile anche perché noi non eravamo dei fotografi che vanno a fotografare la guerra e se rimangono vivi poi ritornano a casa. Noi fotografavamo e rimanevamo qua, camminavamo nelle stesse strade dove era stato ammazzato quello, dove c'era un parente di quello, un fratello, un padre. Quanti giovani ammazzati che ho visto, ma tanti. Giovani senza storia, senza
potere, gente che veniva punita. Quando ho iniziato a fotografare, non sapevo intanto che la mafia fosse in città. Io non sapevo niente. Sì, mi ricordo che c'era stato una grande strage di 7 persone, ma pensavo che fossero episodi sporadici. Poi lavorando giorno per giorno, in un periodo in cui la mafia è diventata insolente, prepotente, giorno dopo giorno, vedendo che per causa della mafia e della corruzione politica c'era molta povertà, e allora piano piano ho preso coscienza. È il lavoro che mi ha fatto vivere a contatto con questa realtà. Mi piace camminare per Palermo e sedermi. Sono come un'ubriacona che ogni taverna entra e si beve un bicchiere di vino. A me piace sedermi e bermi un bicchiere di realtà, un bicchiere di cose che avvengono intorno. Niente di eccezionale, ma mi piace. Sediamoci. Sì, cara. E ti dico che in questa chiesa qui di lato, nella piazza, lì ci sono stati molti funerali di mafia. Molti funerali. Per cui io ricordo, c'è qualcuno che sta passando con la carne sulla testa. Ah. Comunque è una piazza che ricorda queste cose, e ricorda dolore, pianto, la gente gridava, urlava contro la politica. Ora non urla più, non so più. Tengo l'accendino. Oggi io credo che non avrei più la forza, credo che non avrei la forza psichica, morale e anche forse politica di fotografare un gesto di violenza così terribile, il gesto che ti toglie la vita. Penso che non ce la farei, penso. Non... Ne ho viste troppe. Mi hanno proprio segnato. Non saprei resistere a questo dolore. Non mi piace questo di me, vorrei essere fortissima. E però, o perché sono vecchia, o perché ho sofferto troppo, io non c'ho più questa forza. Questa città la conosco pezzettino per pezzettino, la ricca e la povera. Io ho scelto di abitare nella città povera, per cui sto di più qua. Queste sono aree preziose, perché potrebbero farci grandi palazzoni e non è possibile con le leggi che abbiamo fatto noi. Preferiscono tenerle ferme e non restaurarle, aspettando che cambi la legge e possano
possono costruire palazzi modernissimi, altissimi, che qua non c'entrano proprio niente. Questo centro deve rimanere storico, rinnovato, ma com'era. No, non avevo spinaci. Ci sono spinaci? Sì, no. Ci sono. Adesso che sono qui. Ah, sì, 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 li metto ora, tanto si cucinano in un attimo. Ecco, e allora li facciamo cucinare qui. Stiamo io però, già tagliamo qui. Piedi qua, sparsi un po' sui gradini. Ma è la prima volta che i carabinieri chiedono a fotografi esterni di raccontarli. E dobbiamo raccontare con il nostro modo di fotografare la presenza dei carabinieri nella Sicilia. Certo, la coda. È un po' complicato perché non... loro sono sempre così dritti dritti, bisogna un poco scioglierli, un poco... Però li sto scoprendo questi carabinieri, prima per me erano sbirri come tutti gli altri, invece vedo che sono migliori, sono molto più professionali, molto più gentili anche. Cioè è la prima volta che faccio un lavoro del genere, nessuno mi ha mai commissionato di fare un lavoro così. Ehi! Bella, bella espressione. Era solenne. Seri, ma no. Intanto sempre di più fotografo donne, sempre di più. I carabinieri sono proprio una cosa eccezionale. Proprio non mi piace fotografare gli uomini, però i carabinieri hanno il cappello che li rende un poco più, meno, un po' diversi. Non sono più veramente uomini. Ho moltissime fotografie di bambine, no bambine, 10 anni, questa è l'età che mi commuove. Forse mi aggancio a me, alla mia parte bambina. C'è un mondo di sogni dentro queste ragazze. Silenzio, perché si deve concentrare per fare per essere la tua stimola molto, perché è una bambina, perché sta arrivando ai 10 anni e quando avrà 10 anni sarà bellissima, sognerà. Mi piace molto il sogno delle donne, è diverso da quello dei maschi. I ragazzini maschi sognano cose glorie, le donne sognano piccole cose. Da piccola cosa sognavi? Di diventare una scrittrice. No, l'amore... Sì, da piccola. A 12 anni poi sognavo sempre l'amore e anche avevo fidanzati. Insomma, non mi sono mai fermata. Da quando potevo, cioè da quando fui una ragazzina,
era importantissimo per me l'amore. Innamoravo e mio padre mi puniva. E così, per acquistare la libertà, mi sposai a 16 anni. E caddero tutti i piccoli sogni che avevo potuto fare prima. Sento la terra, la mia terra, la sento, la terra di Sicilia, la terra comunque, la sento in maniera molto forte, come se fosse una persona, un amante, ma non solo la terra, il cielo e la natura, è un piacere immenso questo di sentirmi viva in mezzo a qualcosa che è vivo. E sempre di più mi addoloro nel vedere che non c'è nessuna attenzione verso i diritti della terra. Non è strumentale, cioè io non voglio che rispettino la terra perché poi per la bellezza delle armonie, dell'inserimento delle architetture. Cioè io non voglio che venga offesa la terra, che non venga offeso il mare. Un albero è vita. È la vita. Siamo circondati da morte, è morte vera, odore di sangue, ma anche morte interiore. Per la strada, era andata a comprare il latte, che ne so, e lui era benestante, stava bene, era più vecchio di me di 8 anni, sembrò proprio un regalo, disse: io mi sposo, sarò felice, avrò tanti bambini, sarò libera. Invece il matrimonio non funzionò, i bambini li ebbi e questo fu una cosa bellissima e vabbè, il matrimonio non fu molto felice. Eccettuati i primi anni, ma poi già 16 anni non capivo niente. E il mio progetto era di continuare ad andare a scuola, per cui volevo andare a scuola. Mio marito non volle. Cominciai a diventare inquieta perché volevo fare delle cose, ero molto vivace, non mi bastava essere mamma, essere moglie. Se lui mi avesse permesso di continuare a studiare anche soltanto, non so, lingue o arte, così, ma lui pensava che non era giusto per una donna giovane, forse aveva paura della mia giovinezza, ero veramente troppo giovane, ero anche bellina. Poi incominciai a stare male psichicamente, proprio male, cioè ebbi come una specie di infarto, stavo veramente molto male perché la mia energia non riusciva a uscire, la mia voglia di vivere, la mia voglia di fare, di essere e di partecipare alla vita del mondo. Poi entrai in analisi, avevo però già 35 anni e incominciai a guardarmi intorno, non volevo più rimanere chiusa in questo matrimonio. Cominciai a sentirmi libera, no, a sentirmi dentro libera e a decidere e a pensare di decidere per un futuro diverso. Sono successe cose molto violente, molto drammatiche, perché un uomo quando vede che la donna che ama, che gli piace, se ne vuole andare, reagisce molto male. Per cui
Ci ho provato diverse volte, però la volta definitiva fu nel 72. A 37 anni, così, lasciai mio marito e mi portai le bambine e andai a Milano. Non avevo una lira. Quanti anni avevano le bambine? Fai il calcolo. Le bambine, Cinzia era già grande, aveva 19-18 anni, e Scioba ne aveva 16 e Patrizia ne aveva 6-7. Non so più le date, non mi ricordo. Ho una vita così lunga dietro di me. E così io, a quasi 40 anni, mi impossessai di me. E feci tutto quello che volevo fare prima, lo feci, e cioè mi misi a lavorare. Io volevo lavorare nel campo del giornalismo, dell'informazione, mi piaceva questo. Potevo vendere patate o fare la giornalista. L'importante è che io riuscissi a conquistare la mia libertà economica. Scusa. Pronto? Qua, fermi, che è bellissima. Bambina, glieli porti i fiori ai carabinieri? Dai, ti prego, chi è la mamma? Non capisce l'italiano. Capisci? Porta i fiori a loro, dai. Un momento, dai i fiori così, alza i fiori. I fiori! Fiori, alza! Un momento! Scusa che vengo, fatemi salire! Qualcuno mi spinga da dietro! Grazie! Alza i fiori! Alza i fiori, amore mio! Siete bellissimi! Grazie! Dai, gli altri due carabinieri. Ciao! Amore! Ciao, caro! Ciao! Che carina! Bravissima! Brava, che carina! Allora, che facciamo? Avevo incominciato scrivendo. Ero una freelance, per cui... Ero una piccola freelance, ero niente, nessuno, però trovai qualcuno che si comprava i miei articoli e li avrebbe comprati meglio se io avessi portato delle fotografie. Per questo incominciai proprio per bisogno di vendere il mio lavoro meglio. E incominciai a fotografare per necessità, senza nessuna passione né conoscenza. E poi da Milano, dopo 3 anni, io ritornai a Palermo. E non sapevo cosa sarebbe successo negli anni futuri. Imparando il mestiere è venuta la passione, perché prima era solo questione di tecnica, la pellicola, io non sapevo niente. La passione è arrivata piano piano, non so come, ma poi è arrivata veramente. Forse aspettavo qualcosa del genere e quando mi è arrivata me la sono tenuta stretta, era una possibilità per me di esprimermi, di esistere, di essere valutata. Di rimanere, perché con la mia fotografia io rimango, io morirò, ma la fotografia rimane, così come una musica, uno scritto, un quadro. Thank you.
colore non mi convince, non lo so fare, ma non mi convince perché mi sembra che non dia la profondità del mio pensiero. Sicuramente racconta bene il paesaggio, la gente, i colori, la vita è fatta di colori. Però voglio esserci anch'io dentro questa foto. E con il bianco e nero mi sembra che eliminando i colori, portando tutto verso l'essenziale, cioè io posso entrarci dentro e esserci e raccontare quello che voglio dire. Qualche volta riesce, qualche volta no, anzi quasi sempre non riesce. Però il bianco e nero è più consono, un po', forse ha un mio fondo di tristezza, di dramma, di... non lo so se dipende da tutte le esperienze vissute. Quando mi misi con Franco Zecchin, io avevo 40 anni e lui ne aveva 22. Lo conobbi a Venezia all'interno di un stage che facemmo con Grotowski, uno stage teatrale. E allora vabbè, Franco poi dopo un anno venne a Palermo e disse vabbè, una storiella, una piccola storia. E invece poi siamo stati insieme 19 anni. Incominciò quasi a fotografare con me, già io lavoravo per il giornale L'Ora, e poi divenne come un grande appoggio per me. E devo dire che Franco Zecchin è stata la mia storia più importante, perché è durata tanto, perché abbiamo lavorato insieme su un argomento che era per me di vitale importanza, quello di opporsi al potere mafioso con i mezzi che avevamo, naturalmente, la fotografia e la politica. E avevamo un contratto terribile, dovevamo essere presenti 24 ore su 24, non c'erano domeniche, non c'erano feste. Ogni volta che suonava il telefono ed eravamo a casa, ci guardavamo io e Franco Zecchin. Avevamo sempre paura che ci fosse quella corsa con la Vespa. Beh, la paura non è mancata spesso. C'era, la paura c'era quando scattavi le fotografie, quando ritornavi a casa, quando uscivi da casa, non sapevi se sarebbe successo qualcosa. Non siamo mai diventati cinici, professionisti, che si abituavano. Non eravamo solo fotografi, eravamo persone. Era difficile poi ritrovarsi e... semplicemente come possono ritrovarsi due amanti. Eravamo distrutti, spesso ci abbracciavamo e ci addormentavamo molto, molto tristi, molto delusi. Passavo dalla fotografia di un morto ammazzato, da un processo. Sono sempre molto emozionanti i processi. Tre volte alla settimana andavamo all'ospedale psichiatrico a fare volontariato, facevamo teatro, abbiamo fatto cinema. Andavamo a cinema. Sì, volevamo vivere, noi non è che... E lì era, credo, la forza, che si voleva continuare a vivere. E si voleva lottare per il diritto a vivere una vita più giusta.
erano anni che non puoi neanche immaginarti. E allora, siccome noi registravamo con la macchina fotografica quello che avveniva, abbiamo pensato che messe tutte insieme queste fotografie avrebbero forse risvegliato di più la gente di quanto non lo fosse. Abbiamo chiesto agli altri fotografi di Palermo: volete partecipare a questa mostra che stiamo facendo sulla mafia? Dice: no, Letizia, no, no. Noi per i giornali sì, ma mostre no, noi lavoriamo solo per guadagnare il pane, non per denunciare o accusare. E abbiamo incominciato a Palermo, proprio nel centro di Palermo, Piazza Politeama, senza permessi né niente. Tiravamo i nostri cartelli con le fotografie, le mettevamo là. Se arrivava qualche vigile, qualche cosa, dicevamo: beh, noi denunciamo. Insomma, non ci dicevano niente. E la gente a Palermo si affollava a guardare, percepiva l'orrore che stavamo vivendo un po' di più. Perché se vedi le fotografie, un giorno vedi un morto ammazzato, un giorno vedi un arrestato, un giorno vedi una bomba, non ti emozioni, ma se vedi tutte queste cose insieme. Ma non era solo la fotografia, si passava da un dibattito sulla mafia, riunioni quasi segrete per cercare di organizzarci, per fare un giornale antimafia, per cercare di ristabilire un ordine. Noi volevamo raccontare al mondo quello che stava succedendo qua, non volevamo che rimanesse tutto qui, chiuso. Le foto dovevano servire per mandare fuori un messaggio d'aiuto. Ho fatto mostre all'estero, da tutte le parti, ma non erano mostre artistiche o di belle fotografie. Noi volevamo dire che noi soffrivamo e che non eravamo tutti mafiosi e che denunciavamo questa cosa e che volevamo essere aiutati. Io credo che abbia avuto un senso il nostro portare in giro le foto, ha avuto un senso perché abbiamo comunicato con le altre parti d'Italia e le altre parti del mondo. Buon appetito! Come va? Come va? No, sta bene. Ancora mangiate? Ancora mangiate? Alessia. Grazie. Vediamo, vediamo. Se la faccio a lui. Bellini che sono. No, appoggiate lì. Non ti vedo. Con l'alberello, tutte con l'alberello. L'alberello, tieni l'alberello. Grazie. Prego. Ma non passano mai a pulire qua. Non c'è il... Lo spazzino non c'è? No, ma non c'è il padrone. Pazzesco, ma da andare in galera. Ma guarda queste scarpe. Ciao Rosy. Quando ricevetti questo premio a New York, che è uno dei forse il premio più importante nel mondo per la fotografia sociale, il premio Eugene Smith. Quando presi questo premio io dissi: hanno capito il mio messaggio, cioè se è arrivata a New York questa situazione, se le mie foto hanno convinto che c'era una lotta, cioè io avevo già espletato il mio dovere come fotografa e dovevo fare altro. Non mi bastò di fare la fotografia, di fare le mostre, di denunciare. Con le fotografie entrai in politica prima con i Verdi, fui eletta consigliere comunale, però sono diventata deputato, assessore, ho fatto politica e Franco era sempre lì. Poco io abbandonavo la fotografia in quegli anni,
Era un momento in cui le coscienze si stavano svegliando. Anche il sindaco Orlando, che era appena arrivato, era una persona brava, bravissima, giovane, bravo, antimafioso. Ma intanto la mafia si era scatenata e ammazzava le forze positive della città. I giudici incominciarono a essere scortati, protetti, pure Orlando era protetto, perché Orlando, il sindaco di Palermo, riceveva minacce a non finire. Io pure corsi questo rischio di essere scortata. Mi chiamò il prefetto di Palermo e mi disse: Letizia, abbiamo paura per te. E io ho detto: preferisco essere ammazzata piuttosto che essere scortata, dimostrare di avere paura, dimostrare che io ho bisogno di protezione. Avevo 600 operai che erano abituati a non fare moltissimo, anzi non facevano niente, i giardini erano trascurati. C'erano buchi nella città senza verde, abbandonati con la spazzatura. E di ogni buco, ogni cosa è diventato un alberi, aiuole, piante. Io mi sognavo la notte i 5.000 alberi che avevo già messo e volevo che il tempo non passasse mai, perché sapevo che saremmo caduti, che non avrei potuto continuare a fare l'assessore per sempre. Mi ricordo che mi scrivevano i bambini alle scuole: nella via San Martino manca un albero. E allora io scrivevo loro, dicevo: appuntamento il giorno 10 alle 8 del mattino con l'albero. Loro venivano con le maestre, era stupendo, era diventato un rito e mi piaceva molto. Assessore Battaglia Letizia, vorrai essere tu la nostra fata? Non era direttamente una lotta alla mafia, ma era la costruzione di una società più dolce, più civile, basata su cose naturali. Io credo che la lotta alla mafia si faccia anche con la cultura. Il piano regolatore di Palermo prevedeva l'abbattimento delle chiese barocche, prevedeva strade nuove che avrebbero abbattuto, e l'hanno fatto. Molti quartieri del centro storico erano reticoli di abitazioni vive, dove abitavano un sacco di persone che oggi abitano nelle periferie in orribili, orribili vissuti, e dove non hanno più la storia. In molte città del mondo le periferie sono così, però a Palermo hanno un senso proprio un po' più drammatico, perché queste periferie sono comunque gestite da mafiosi che dettano le loro leggi, e questo non ha niente a che fare con la giustizia per la quale ci siamo battuti e ci battiamo tanto. Abbiamo fatto il piano particolareggiato di questa città, cioè del centro storico, per non abbattere più neanche una casa del centro storico, non abbattere e restaurare, per una politica del restauro, non dell'abbattimento. Thank you.
molti politici, di quelli che poi sono andati in carcere, avevano comprato case su case per 2 lire e lì avrebbero fatto i loro edifici. Per cui alle 5 del mattino ci fu chi se ne andò, ci fu chi disse sto male e si alzò dal tavolo, e riuscimmo ad approvare questa legge nel numero legale minimo. Però questa legge fu approvata e fu una cosa proprio come quando ricevi un dono enorme, perché sapevamo che con questa legge nessuna casetta poteva essere abbattuta. La nostra memoria, là dove erano avvenute le cose del nostro passato, dove erano nati i nostri genitori, non veniva tutto distrutto per alzare grattacieli, che in una città come Palermo, con l'economia come Palermo, sarebbe stata incredibile. Quei pochi giudici coraggiosi che hanno provato a lottare contro la mafia sono stati ammazzati, i poliziotti ammazzati, i giornalisti ammazzati. E hanno ammazzato il giudice Falcone e il giudice Borsellino. E i 2 giudici bravi e meravigliosi che erano il nostro orgoglio, perché veramente stavano facendo giustizia per noi. Era troppo. E fu allora che la mafia capì che doveva cambiare strategia, che se avesse ancora ammazzato così tanto, lo Stato l'avrebbe debellata. È da 10 anni che non ammazzano più qualcuno di noi e le cose sono molto più complicate di prima. Non ammazzano, ma sono molto, molto forti. Loro sono entrati in politica, loro ci amministrano. Ma tu mi puoi aiutare per questa strada che ho scritto? No, io non so più niente. Avete votato per Berlusconi, tenetevi io a Berlusconi. No, io a Berlusconi ce l'ho. Io... Come state? Buongiorno. Come stai? Tutto a posto? Come stai? Di qui lasciata. L'ho sentito ora. La vendita è diminuita qui. L'80%. Fate la raccolta delle firme, dite non vogliamo questo. I cittadini comandano. Non abbiamo potere noi. Ci sono gli altri. Ma io non posso aiutare nessuno perché c'è la destra che governa e io sono di sinistra. Non ho potere, non ho niente da fare. Non è facile, in una città così corrotta non è facile lottare. È un momento difficile, un momento in cui bisogna anche capire come si deve lottare. Eppure è difficile lottare.
Prima lo sapevamo, andavamo per le strade, denunciavamo, parlavamo, avevamo paura, almeno lottavamo. Ora non sappiamo più. Comunque sì, ognuno che vuole lottare lo fa con i propri piccoli mezzi. Un minuto solo, c'è l'albero meraviglioso. Questo. Ah. Voglio fare sedere. No. Quelli in divisa, quelli. Sì, sì. Vada. Uno di qua e uno di là. Relax. Io personalmente con le mie mani faccio fotografie, però con i soldi che guadagno con la fotografia io ho una casa editrice da 12 anni, da quando hanno ammazzato Falcone e Borsellino. Si chiama Edizioni della Battaglia e per la maggior parte accoglie testi di storie di mafia o contro la mafia e anche poesia, giovane poesia, ho una collana di poesia giovane, mi interessa molto la poesia, per cui ho una casa editrice e dirigo una rivista che si chiama Mezzocielo, una rivista pensata e realizzata e scritta solo da donne. Non chiediamo niente a nessuno, scriviamo quello che vogliamo anche con molta durezza, anche se ha una distribuzione piccola perché pochi soldi faccio, non faccio moltissime copie, però è importante, lo faccio. Tra 2 anni faccio 70 anni, per cui io penso sempre di non avere più tempo. Non me le sento le rughe, però me ne accorgo nelle fotografie. Vedo le fotografie, mi vedo rugata, tutta piena, e dico, vabbè, sono così. Però dentro non ci sono, dentro c'è ancora quel... Forse è banale dirlo, ma c'è quella bambina che sognava di essere amata, di amare. Però mi guardo e lo so che non devo più amare e non voglio più cercare amore perché è così, la società è così, perché non sei più desiderabile. Io non sono più desiderabile, anche se sono una persona che ha tante cose. L'ultima mia storia è stata con Franco Zecchini e questa cosa è finita 10 anni fa. Io avevo già 58 anni, è stato un rapporto bellissimo, straordinario, però io poi mi sono sentita non adeguata più. Cioè, insomma, ho capito che era il momento di lasciarlo andare. Era giusto che vivesse... ancora, altri incontri. E poi ho chiuso il mio... non sono più stata una proposta per il mondo, una proposta sessuale, una proposta... Io mi sono chiusa. Sono una passionaria, per cui io che ho vissuto con passione tutti questi anni di lavoro, dove si incontrava la morte, si incontrava il dolore, e il sangue, i piedi che camminavano in mezzo al sangue. Io ho vissuto con passione questi anni, proprio con... e mi sono rimasti dentro. Ecco, io sono segnata, vorrei liberarmi, perché un po' come se volessi cancellare un passato, presente non so, è un'altra cosa, un passato così vergognoso e così pesante. E allora cosa tento di fare? Tento
tento di prendere queste fotografie del passato e di unirle a qualcosa di vivo oggi. E in genere per me una donna è qualcosa di vivo. L'ho fatta anche con bambini, anche con fiori. Cioè prendo la grande foto del passato con il morto, con la povertà, con l'uomo cattivo, mafioso. E davanti inserisco un'altra cosa, un'altra vita, un'altra offerta di vita. Non so neanche se sono foto buone, non lo so. Io le sto facendo. E allora sto provando questo. Io sono sempre che provo. Provo sempre. Non, niente è definitivo, non ho regole, non ho una gran filosofia nella testa. Vivo. Non ti voglio dire di più, basta. Basta. Che puzza, vedi qui la merda. Vai, vai. Vattene. Vattene lontano. Non se ne va. Non va via. No, ma io voglio che se ne va. Allora che senso ha? Voglio che se ne vada via. Ritorna, questa ritorna. Capito? È il simbolo che non si distrugge niente. I bambini sono importantissimi e io lo so che loro non troveranno la Sicilia pulita, sgombra, capito? Civile, non la troveranno. Marta e Matteo, vorrei raccontargli un po', perché loro non avranno un futuro facile. Non più facile del mio. Vorrei dirgli che io ci ho provato. Io ci ho provato. Ci abbiamo provato in più persone. E eliminare lo sporco nella nostra terra. Non ci sono riuscita, però voglio raccontarglielo che ci ho provato tanto. Per ora qui non ho niente da fare, non ho niente da fare. Nel senso che io avrei cose per me da fare, mangiare, bere, andare al cinema, al teatro, ascoltare musica, godermi il cielo. Non è questo che mi interessa nella vita, mangiare, bere, godermi la vita, no. Mi interesserebbe che qui le cose cambiassero. E siccome non cambiano, purtroppo non cambiano, abbiamo avuto gente che è morta, eroi, martiri, così come si dice ora, martiri. Ma non è servito, è terribile pensare oggi che non è servito a niente. E allora io non voglio morire, non voglio morire nella perdita. Almeno io me ne vado.
cazzo me li portano? Amore mio, è la primula di Trabea. Così ti porti un fiore di Sicilia. Amore. La radio tua. Dai. No, dai. E poi facciano le batterie pure in caso che ti senti, guarda, è fantastico. La tua radio. E che importanza, così io viaggio sempre. E tu che cellulare ce l'hai? Si sente? Mamma, mamma, mamma! Mamma, qua! Nome Battaglia, di nome Letizia, età 68 anni, professione fotografa, ed è una gran brava fotografa. Letizia se ne va da Palermo, piano, ci dice, perché vuole allontanarsi piano piano dalla sua città e dalla Sicilia, dove la mafia è ancora ben forte. Ella! Ella! Monsieur, bonsoir. Le chemin des Fêteriens, puis dans la vieille ville d'un bord dans le train. Déjeuner. À destination de Paris, gare de Lyon. Spero anche di riuscire a fare qualcosa per Palermo, non so come. Forse da Parigi potrei organizzare un'associazione internazionale delle donne contro le mafie. Le mafie. Non è soltanto in Sicilia, non è soltanto in Italia. Forse sarà possibile fare qualcosa, sentirmi utile, utile. Glöm inte att titta på Anders och Ragnar. Onsdag 21.30 i tvåan. Ja. Vad är ni? Jo, Måns, det är ett par smågrejer jag inte har berättat för dig. Va? Anders, stå på dig nu. Ah! Anders och Ragnar! Troops have their orders. The death hour. Great Sunday night show for the whole family. Om mediet vi älskar att hata. I temakvällen på lördag handlar det om TV. Vad ska vi egentligen med TV till? Vem väljer vilka nyheter vi får se? Och hur de framställs? Temakvällen avslutas med Oscarsbelönade Network. Tema TV, lördag med start klockan 20 i tvåan. En hel kväll om TV alltså imorgon. Och huvudgästen i morgondagens temakväll är vår nya kulturminister Leif Pagrotsky. Han är med från start klockan 20. Sven Melander har ikväll bjudit in skådespelaren Börje Ahlstedt. Det kommer att handla en hel del om teater i Retroaktivt om en halvtimme. Nu är klockan 21 och vi får nyheter från Aktuellt.